Bene, ricominciamo. Sospettavamo anche Don Emanuele. Ah, ecco, perfetto, ti ho visto entrare. Grazie per il laboratorio che avete svolto. L'obiettivo, appunto, come avrete capito, era quello di andare a individuare qualche tratto comune sulle tematiche proposte. Poi dopo ci saranno altri spazi eventualmente dove verranno fatti degli approfondimenti. Serviva anche per dare al professor Triani un po' il racconto di quello che abbiamo fatto, un po' qualche flash, chiaramente non c'è nulla di approfondito, però è il lavoro che abbiamo fatto proprio identico al suo intervento. Presento un attimo il professor Triani, che ringraziamo per la disponibilità di questo intervento, di essere qui con noi. Il professor Triani è membro della segreteria generale del Sinodo delle Chiese in Italia, questo come primo compito, quindi si sta occupando del cammino sinodale che in Italia si sta compiendo. È professore ordinario di pedagogia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dal 2018 è direttore del Centro Studi per l'Educazione alla Legalità. È membro del gruppo di lavoro promosso dall'Istituto Giuseppe Toniolo, che elabora il rapporto giovani sulla condizione giovanile in Italia. Quindi è assolutamente una persona più che titolata per aiutarci a riflettere sul tema della comunione, essendo presente appunto il lavoro che abbiamo fatto. Di fronte a tutti gli operatori pastorali della diocesi. Quindi le diamo il benvenuto, ci mettiamo in ascolto. Bene, grazie di cuore dell'invito, ringrazio Don Emanuele, ringrazio Sua Eccellenza Don Daniele e tutti voi, e soprattutto grazie per essere qui, per l'impegno ordinario, quotidiano che avete, che mettete. Io ho pensato a un intervento che potesse anche, ho anche visto diverse delle sollecitazioni che voi avete vissuto e avete quindi riportato, e provo a fare una riflessione. Sentivo un fischio del microfono, ma adesso non lo sento più, quindi va bene. Forse era lo Spirito Santo, ma non credo che fischi così, secondo me è solitamente più silenzioso. No, dicevo, centrerò la mia riflessione proprio partendo anche dalle suggestioni del titolo che mi è stato assegnato, per poi provare, anche riprendendo anche alcuni spunti che voi avete condiviso nei vostri gruppi, su quello che è, possiamo chiamare, il tentativo di descrivere uno stile quotidiano del cristiano come uomo di comunione, di fraternità e quindi anche della Chiesa come esperienza di comunione, senza la pretesa naturalmente di esaurire la ricchezza del tema. Il titolo dice così: accorciamo le distanze, fratelli e sorelle nella fede, capaci di abitare il quotidiano. Il titolo da un lato dice il movimento, dice la dinamica, e voi l'avete fatto anche oggi fisicamente, nel senso che avete girato quattro gruppi, vi siete confrontati, e credo che sia un primo elemento molto importante. La dinamica della Chiesa non è una dinamica di sosta, di statica, ma è una dinamica sempre di cammino. Questo è chiarissimo nei Vangeli. C'è certamente, lo vedremo, la sosta, lo stare, il sostare, ma sempre con quella che Papa Francesco nel discorso che tenne alla diocesi di Roma l'anno scorso, quando è cominciato il sinodo universale e quindi
quindi anche il cammino sinodale, ha chiamato l'ermeneutica pellegrina. Usa questo termine molto particolare, dice: il sinodo e la Chiesa hanno bisogno di un'ermeneutica pellegrina. Che cosa vuol dire? Che il cristiano vive nel mondo, si lascia interpellare dal mondo, interroga il mondo, cerca di usare la sua intelligenza per capire, per costruire, ma come colui che è in cammino, come colui che sta camminando nell'ottica del compimento del regno. E in questo è tutto il tema anche di Papa Francesco, l'invito ad uscire, andare, non un uscire a vuoto, ma un andare incontro alle persone, farsi vicini, questo accorciare le distanze, io lo interpreto così, questa prima parte del titolo, ci dice la natura dinamica della Chiesa, che poi è la natura dinamica che nasce dal battesimo. Il battesimo apre una storia che appunto genera movimento, apertura. Alcuni giorni fa sono stato a incontrare un'ottantina di sacerdoti di una diocesi toscana, perché nel cammino sinodale sto facendo un po' di giri delle diocesi italiane, che è molto, vuol dire, molto arricchente. E un sacerdote mi dice a un certo punto: ma io ho un po' di timore che questa cosa dell'ascoltare, dell'andare incontro, in fondo sia un piegarsi della Chiesa sul mondo, come dire, di fare il verso al mondo. È stata una domanda molto provocatoria su cui abbiamo riflettuto, e io mi sono sentito di rispondere così: che in realtà la Chiesa e i cristiani incontrano le persone per essere fedeli al Vangelo. Perché se noi non andiamo incontro, non usciamo per incontrare la vita, per abitare la vita, rischiamo di farci un Vangelo a nostra misura. Mentre è chiaro che il primo ascolto è l'ascolto della parola e della vita liturgica e della vita di preghiera, ma l'ascolto della parola e la vita liturgica sono loro stessi un invito ad uscire per essere fedeli al Vangelo. Quindi la Chiesa è una dinamica di apertura e di uscita, e questa è la vita cristiana, è una dinamica di apertura e di uscita, ma non per andare a vuoto, ma per seguire, per seguire. La dinamica della Chiesa e la dinamica della vita cristiana è una dinamica di sequela. I cristiani sono in cammino, se volete, perché il Maestro è sempre avanti. In questo il Vangelo ha delle pagine straordinarie, che dice: ma guardate che voi state chiedendo delle cose che sono un po' esagerate, perché il figlio dell'uomo non sa, non ha un posto dove posare il capo e così via. Chiedo scusa ai biblisti se non inquadro il versetto nella maniera più corretta, ma magari faccio solo delle vocazioni. Però è così, la Chiesa e la vita cristiana è una vita di uscita, perché è una vita di sequela. E in questo senso anche lo stare fermi, pensate alla vita contemplativa dei monasteri, è un uscire nella sequela, nell'incontro con l'altro, sempre. Quindi la vita della Chiesa è caratterizzata da questa dinamica, e allora l'accorciare le distanze lo colgo come in questa direzione, cioè ci ricorda la dinamica costitutiva della Chiesa,
che è una comunione che cammina insieme, è una comunione di fratelli. Ecco il secondo elemento, fratelli e sorelle nella fede, ecco il secondo elemento del titolo. La comunione nella Chiesa si fonda sul riconoscimento di un dono comune a tutti. Tutti siamo in comunione perché tutti abbiamo ricevuto il dono dell'essere figli e dell'essere nella fede. E quindi la comunione non si fonda sul nostro sforzo, ma la comunione nella Chiesa si fonda sul riconoscimento. Sul riconoscimento del dono reciproco, del dono che tutti abbiamo ricevuto e che si fa anche reciproco. In questo devo dire che il momento dell'Eucaristia, che noi chiamiamo la comunione, quando andiamo a fare la comunione, è veramente molto intenso da questo punto di vista, perché tutti andiamo a ricevere lo stesso pane che fonda il nostro essere fratelli e sorelle, tutti, anche quello che è vicino e che dice ma speriamo che non si sieda vicino a me, non solo, però poi dici che sei in comunione con lui, e sei in comunione con lui non perché gli vuoi bene, poi cerchi anche di volergli bene, ma il tuo sentimento non è propriamente positivo. Ma l'essere in comunione con lui è dato dall'essere dentro lo stesso dono ricevuto, i figli dello stesso padre. Questa è la dinamica della Chiesa, di persone che camminano insieme non perché sono simpatiche tra di loro, ma perché condividono lo stesso dono ricevuto. Condividono la stessa sequela, tutti dietro lo stesso maestro, fratelli e sorelle. E allora il tema della fraternità è molto impegnativo, perché vivere insieme, costruire comunità, tutte le cose che sono emerse e che erano dietro di illuminate, dicono tutta la vostra riflessione sul essere una comunità che cammina insieme, che ha alla base il riconoscimento dell'essere fratelli e sorelle di una fede che è comune a tutti. Ma la fraternità, l'essere fratello e sorella, è un aspetto molto fragile della vita. La storia della salvezza in questo è chiarissima. I primi due fratelli si ammazzano, uno ammazza l'altro. Quindi nella storia della salvezza c'è il peccato originale, e uno dei primi segni del peccato originale è la fraternità ferita. Quindi la storia dell'uomo e della donna, la storia dell'umanità è una storia di fraternità ferita. E quando noi diciamo che come cristiani vogliamo vivere come fratelli e sorelle, ci diciamo che vogliamo vivere come fratelli e sorelle nonostante la fraternità ferita. Cioè ci diciamo che nella quotidianità ci riconosciamo sotto uno stesso amore paterno, anche se tra di noi facciamo fatica insieme, ad andare d'accordo, ad ascoltarci, perché la fraternità è ferita. E allora il tema della sinodalità è molto importante. Il camminare insieme ci invita a riconoscere la Chiesa come realtà di comunione, fatta di persone capaci di camminare insieme, ma nella consapevolezza che camminare insieme è difficile. E infatti tutte le cose che voi avete sottolineato vanno nella direzione di dire
dobbiamo riconoscere maggiormente i doni delle persone, dobbiamo riconoscere le competenze, dobbiamo cercare di uscire maggiormente da noi stessi, di non chiuderci. Allora, il vivere, il camminare insieme comporta tre tipi di fatica. Ci sono nel camminare insieme, quindi nella comunione, nel cercare di vivere la comunione, ci sono tre tipi di fatiche. Fatiche psicologiche, fatiche organizzative e fatiche spirituali. E dobbiamo riconoscerle tutte e tre e anche cercare di distinguerle. Proverò anche a fare un esempio due. La prima fatica del vivere insieme, del camminare insieme, del coltivare la comunione tra di noi, la prima fatica è di carattere psicologico. Cioè, che cosa vuol dire? Che ciascuno di noi ha i suoi interessi, ha il suo carattere, ha la sua sensibilità, e comporli è faticoso. Lo sanno benissimo i fratelli e le sorelle delle famiglie, perché la cosa straordinaria di essere fratelli e sorelle è che non te ne scegli. Nella famiglia il marito e la moglie si scelgono reciprocamente per quello che conoscono l'uno dell'altro. Uno dice: non conoscevo questo aspetto, però nella scelta, poi no, i cristiani ci hanno accogli, no, in base anche al cammino che hai fatto. Ma i fratelli e le sorelle non te le scegli, te le prendi. No? Un po' come vivere nel condominio, che ti sta di sopra, che ti sta di sotto, non è che te lo scegli. Però nei fratelli c'è un'appartenenza molto forte. Però essere fratello o sorella ha degli ostacoli psicologici, altro che, perché se mio fratello al temperamento che vuole la luce accesa di notte perché sennò non dorme, e quell'altro che dorme nella stessa camera ha bisogno del buio totale, è chiaro che lì il condividere queste due caratteristiche psicologiche non è di poco conto, e impari a starci dentro. Ma riconoscete una fatica, ho fatto un esempio banale, ma la comunione ha delle fatiche psicologiche. Questo vuol dire che quando voi parlate giustamente di costituire le comunità pastorali, le equipe di comunità pastorali, i consigli pastorali, eccetera, mettersi insieme richiede la pazienza dell'altro, oltre che per te stesso. Dice: no, però in questo gruppo io quando parlo non lo sopporto, quindi facciamolo stare zitto. No, ha il diritto di parlare, poi modelliamo i tempi, i minuti, eccetera, eccetera, però no. Secondo, ci sono delle fatiche di carattere organizzativo. Il costituire la comunità, il costruire fattivamente la nostra vita comune richiede tempo, il tempo per l'altro. C'è una frase dedicata ai sacerdoti, che cui prima facevamo la battuta con Emanuele, molto interessante, dove dice: bisogna, i preti hanno bisogno di meno cose da fare e più ascolto, che è una frase che è risuonata anche molto nelle sintesi diocesane del sinodo, del cammino sinodale. C'è proprio nella sintesi anche nazionale, c'è proprio questa sottolineatura, che oggi i sacerdoti, che sono importantissimi come costruttore di comunità, nella capacità di ascoltare e far incontrare le persone, c'è bisogno che possano avere tempo per ascoltare. No? E questo ci rimanda a un problema, però, che non è soltanto psicologico, è organizzativo. No? I dispositivi per camminare insieme richiedono tempo e risorse. Tradotto: se volete valorizzare i vostri consigli pastorali, parrocchiali, comunità pastorale, eccetera, dove è importante avere la consapevolezza che chiedono cura continuamente, che hanno bisogno di
cura anche dello spazio che gli dai e del tempo che gli dai. E non dobbiamo confondere le fatiche spirituali con le fatiche organizzative. Cioè, se uno coordina un consiglio pastorale e parla per 55 minuti tutte le volte e poi lascia 10 minuti agli altri dicendo chi vuole intervenire, è chiaro che lì abbiamo un problema organizzativo. E non puoi poi dire, sì, però le persone non partecipano. No, perché quello è un problema di come è organizzato il momento, che aumenta le fatiche psicologiche, perché se uno è un po' timido non interviene più, perché dice, vabbè, ho parlato 55 minuti, non ne possiamo più, quindi io adesso cerco di stare sotto 55 minuti il mio intervento, e ci siamo. Quindi la comunione ha delle fatiche di carattere organizzativo su cui intervenire e che vanno riconosciute. Papa Francesco, quando richiama il tema delle omelie, diciamo fate delle omelie che non siano troppo lunghe, richiama un tema di carattere anche organizzativo. Ma la stessa cosa potremmo dire nel fare la catechesi, nel catechisti con i bambini. Ci sono degli aspetti di carattere organizzativo. Terzo, ci sono delle fatiche, le più importanti, di carattere spirituale. La comunione, la cura della vita fraterna nella comunità si scontra con la fatica spirituale dell'incontro con l'altro. Perché? Perché noi siamo egoisti. E ce lo diciamo tutte le domeniche. Tutte le domeniche iniziamo l'Eucaristia con l'atto penitenziale. Tutte le domeniche. Io dico sempre questo aspetto perché è molto importante. Cioè, riconosciamo ogni domenica nella celebrazione che fonda la comunione della comunità e che è laboratorio costante di sinodalità, che l'Eucaristia è, per come è costruita, esperienza di cammino insieme. Tant'è vero che appena abbiamo potuto la messa abbiamo cercato non solo di viverla insieme col Covid in televisione, ma chi ha potuto poi è ritornato a vivere la vita liturgica nella Chiesa, perché la liturgia è anche corpo, per fortuna, che si incontra, no? Che si muove. Però lì il primo atto è il riconoscimento della fatica spirituale, per cui la comunione nella Chiesa non è mai compiuta, la vita fraterna nella Chiesa non è mai compiuta. Fratelli e sorelle, nella fede, questa è l'altra parte del titolo, noi siamo fratelli e sorelle in umanità, ma nella Chiesa la comunione si fonda non solo nell'essere fratelli e sorelle in umanità, ma essere fratelli e sorelle nella fede. Cioè appunto di avere in comune la sequela. E questo ci rende corresponsabili. Cioè corresponsabili della fede. Questo è un punto nodale. Il compito della Chiesa, potremmo dire anche il desiderio della Chiesa, è di essere segno visibile di Cristo. Questo dice Lumen Gentium 1, quindi la Costituzione del Vaticano II sulla Chiesa. Ma per essere segno visibile di Cristo c'è bisogno di persone che insieme cerchino di vivere la fedeltà al Vangelo. Questa è la corresponsabilità. Siamo corresponsabili dell'essere segno del Vangelo. E siamo corresponsabili tra di noi, nel senso che ci prendiamo cura reciprocamente della fede dell'altro. Quindi siamo fratelli e sorelle che ci coltiviamo a vicenda nella fede. Questo è una cosa molto importante. Chi si prende cura della fede di un laico? Solo il sacerdote? No. Il sacerdote e gli altri. Chi si prende cura della fede del sacerdote?
solo il presbiterio? No, i presbiteri tra di loro, ma la comunità, quello del sacerdote e pastore. Chi si prende cura della fede del vescovo? I vescovi della Lombardia anche, ma non solo. La sua, le sue comunità si prendono cura della fede del vescovo. Tant'è vero che ogni messa domenicale è pregata per lui, e anche ogni messa giornaliera. Feriale pregata per lui. Prima per il Papa. Uno dice, per ordine di importanza, il Papa, il vescovo e i laici, però potrebbe essere anche per ordine di importanza, ma anche perché la fede è messa più alla prova. Quindi il primo è il Papa, che ha la fede più messa alla prova, potete anche interpretarla così. Poi il vescovo, che ha la fede messa più alla prova, fino al popolo di Dio, insomma, cerchiamo di cavarci. No? In realtà probabilmente l'idea gerarchica, però può essere letta anche in questo modo, no? di prenderci cura della fede, accorciare allora le distanze, una chiesa che è comunione aperta e dinamica, fratelli e sorelle nella fede, la comunione è questa, è centrata sulla fraternità, ma su una fraternità ferita che trova nella condivisione della fede il suo punto cruciale, capaci di abitare il quotidiano. Questo, e allora qui vado ancora 5 minuti sugli ultimi passaggi. Nessuno dei punti che ho messo nella traccia ho fatto formalmente, però in realtà li ho toccati. Per capaci di abitare il quotidiano, che cosa significa? Che la Chiesa e il cristiano vive nel mondo, vive la storia, non vive astratto, lontano, e legge la storia come la strada dentro la quale vive la sequela. Cioè non c'è separazione tra la sequela e la storia. Stasera vado a casa, magari mia figlia mi dice, papà, dobbiamo ripassare tecnologia, e la mia sequela si gioca anche lì, che non vuol dire che gli dico, bene, allora prima diciamo un salmo e poi ripassiamo tecnologia, perché non è che non è così, non è religiosizzare tutto la sequela. La sequela è cercare di vivere l'incontro quotidiano con le persone, facendo in modo di poterlo leggere con uno sguardo evangelico, di lasciarsi interpellare dall'altro come se il Vangelo parlasse. In questo c'è un testo straordinario, che cito sempre, di un teologo protestante morto in un campo di concentramento perché accusato di avere partecipato al tentativo di attentato a Hitler, cioè Dietrich Bonhoeffer, che in un testo intitolato Vita comune, molto bello, se lo trovate è una meditazione straordinaria, lui dice così: uno dei principi della vita comune è ascoltare il fratello come si ascolta la parola di Dio. È un esercizio interessante, durissimo, durissimo. Che dice, vabbè, però stasera anche no, cioè vorrei vedere la partita piuttosto che mettermi lì a fare tecnologia. No? Però magari in quel caso tu dici, che cosa mi sta dicendo questa situazione? Capaci di abitare il quotidiano. E come i cristiani abitano il quotidiano? Io mi sono segnato questi punti che vorrei velocemente condividere con voi. Come i cristiani cercano di vivere la comunione in umanità con le persone e come cercano di portare a compimento la comunione nella fede con i fratelli. Mi sono segnato questi punti. Il primo, secondo me, caratteristica che noi cristiani siamo invitati a vivere abitando il quotidiano è di starci con interesse, con cura, sapendo che il luogo in cui abitiamo è il luogo in cui il Signore viene incontro, che l'incontro con il Vangelo sta nella storia concreta
è questo, è il Signore che attraversa le strade, entra nei villaggi, viene ospitato nelle case. E quindi il cristiano abita il quotidiano standoci con interesse. Papa Francesco direbbe: il cristiano vive la quotidianità vincendo la tentazione dell'indifferenza e vincendo la tentazione del solipsismo, dell'egoismo. Quindi la prima caratteristica dei cristiani è che stanno con interesse dentro la situazione, se ne prendono cura. Poi un altro elemento, un'altra caratteristica è quello di, ne salto alcune, il cristiano cerca di vivere il quotidiano incontrando le persone. Molti degli elementi qui richiamavano questo termine dell'incontro. Incontrare le persone e lasciarsi incontrare le persone, cioè lasciare spazio. Una delle caratteristiche fondamentali della comunicazione umana, diceva Mounier, è uscire. Noi siamo, generalmente riteniamo che la prima caratteristica della comunicazione umana è esprimersi. Se vuoi comunicare, devi parlare. Mounier dice: la prima caratteristica della comunicazione umana è lasciare spazio all'altro. Lasciare spazio all'ascolto dell'altro. Questo, il cristiano nella quotidianità cerca questo, di incontrare, ma non per poi riempire l'altro delle tue idee, basta, ma di ascoltare la vita dell'altro. Incontrarsi e lasciarsi incontrare. Ne dico ancora tre e ho finito. Terza caratteristica, secondo me, dell'abitare il quotidiano da parte dei cristiani, che poi è la dinamica, una delle dinamiche fondamentali della Chiesa come comunione, è il condividere il dono. I cristiani vivono per cercare di condividere il dono ricevuto, che è il Vangelo ricevuto, di condividerlo come possono, con i limiti che hanno, ma di mettere in circolo il Vangelo. In questo senso la missionarietà è una condivisione del dono. Questo vuol dire condividere il dono in famiglia, condividere il dono nel lavoro. La logica del Vangelo è una logica di gratuità e quindi di condivisione del dono ricevuto. Quarto passaggio: abitare il quotidiano per i cristiani vuol dire sapersi fragili e riconoscere la fragilità della storia e delle storie, ma stare dentro quella fragilità. Grazie proprio alla dinamica della fede, cercare di non lasciarsi schiacciare dalla fragilità, ma invece provare a chiedere di poterci stare dentro. Ma il cristiano non nega le fragilità, non nega i limiti, ma le riconosce e cerca di costruire, di coltivare il bene dentro le fragilità. Pensate al Vangelo di stamattina, dove la fragilità veniva messa in luce, la fragilità della storia, in una scenografia apocalittica potentissima. Ci diranno queste cose, ma non seguite chi vi dice che è l'ultimo momento. Però poi continua e dice mamma mia, e ti dice la fragilità. Il cristiano sa che vive una vita fragile, una vita segnata dalla fragilità della storia, dalla fragilità della nostra condizione.
però abita il quotidiano dentro la speranza cristiana. Condivide la speranza, che l'ultima parola è una parola buona, la parola del Vangelo. Mi sembra che il cristiano oggi possa davvero donare la speranza nella quotidianità. E l'ultimo elemento, l'ho finito, lo prendo da un aspetto che a volte è curioso. In questi giorni, quando mi sono messo a riflettere su quello che volevo condividere con voi, quindi sull'accorciare le distanze, un amico sacerdote teologo, parroco, mi ha regalato un libro, molto piccolo, molto interessante, che si intitola Custodire la distanza. Quindi avevo accorciare le distanze e uno che mi dice custodisci la distanza. Sono quelle belle occasioni in cui uno si trova, perché le due cose non sono in contraddizione. Perché questo libro, Custodire la distanza, dice una cosa fondamentale: il rapporto del cristiano con la realtà e con gli altri è sempre quella di rispettare l'altro e di non pretendere mai di possederlo, ma che la realtà ha sempre un'alterità. Allora, accorciare le distanze vuol dire andare incontro, farsi prossimo, condividere, ma senza mai la pretesa che l'altro sia a mia misura. E quindi anche nel momento in cui ci impegniamo nel cammino sinodale, la conversazione spirituale è un lungo esercizio dove tu ti metti ad ascoltare l'altro e friggi, dici no, ma quello sta dicendo una fesseria, no? E il metodo gli dice stai zitto, poi non ti dice sei d'accordo, ma dice cosa ti ha risuonato in te, che è già diverso. No? Allora però come si fa a custodire la distanza, se il testo dice, finisco, custodendo l'interiorità? Cioè noi siamo comunità capace di andare incontro se siamo comunità capace di andare in profondità. E quindi, tradotto, siamo comunità capace di costruire comunione se ci mettiamo in ascolto della parola e se andiamo nella profondità di noi stessi e cerchiamo di vivere come possiamo la preghiera. La preghiera anche nell'azione quotidiana, che non vuol dire allora che appunto, sappiamo benissimo tutti la fatica del trovare il tempo per poter pregare, ma innanzitutto un atteggiamento, la preghiera diventa un atteggiamento, non è soltanto un formulario, è un mettersi in ascolto profondo. Quindi io accolgo la provocazione che casualmente ho trovato, per accorciare le distanze dobbiamo accettare che c'è anche sempre una distanza. Perché se non accettiamo questo, troviamo la scusa. E anche tutto il lavoro che stiamo facendo col cammino sinodale o di rinnovamento pastorale, se non accettiamo la fatica della distanza, resterà tutto così. Diremo, no, non serve a niente. Certo, perché è faticoso, eh. È faticoso. È più semplice che al posto del sacerdote si nomini un laico che fa tutto al posto del sacerdote. Perché siccome voi sapete che i futuri sacerdoti saranno pochissimi, una strada è si nomina un laico che fa tutto al posto del sacerdote. Però questa è una strada in comunione, di corresponsabilità. Però guardate che è la strada più semplice, perché delega. Se si sceglie un'altra strada, e magari il cammino sinodale fa emergere, bisogna sapere che questo richiede la capacità di accorciare le distanze, senza però pretendere che quell'accorciare le distanze elimini le distanze, cioè elimini le fatiche, elimini le diversità dei ruoli, delle posizioni, ma ci mette dentro un cammino che io trovo, secondo me, arricchente. Ma qui mi fermo, perché sono le 6 e quindi
era già l'ora che volgere l'esilio ai naviganti e tenerisce il cuore, diceva il poeta. Grazie. Grazie, grazie mille per averci aiutato a entrare in profondità in quello che è il significato della comunione, di forse anche tracciare qualche prospettiva, no? Perlomeno tenere presente qualche dinamica che è necessario tenere presente nel sognare la Chiesa di domani. E 5 minuti, 3 minuti proprio, cioè se c'è qualcuna domanda che uno non riesce a trattenere la possiamo fare. Possiamo fare insieme qualcosa, perché non è nostra volontà, ma questa sala poi ospiterà una cena e quindi è necessario lasciare chiaramente ai numerosi volontari che devono preparare, che stanno scalpitando dietro le porte, lo spazio per poter lavorare anche loro. In nel frattempo Alessia e Luca vi distribuiscono la preghiera conclusiva che andremo a fare tra poco. Se però qualcuno ha voglia così di far risuonare qualcosa che l'ha colpito, che l'ha segnato in questo intervento della giornata di oggi, lo fa. Preghiera per la quarta giornata mondiale dei poveri, la possiamo alternare tra voci maschili e voci femminili. Il salmo che invece segue lo possiamo dire tutti insieme.